ci risali presidente di Pesaro Studi, l'università è anche a Pesaro, in corso le iscrizioni, come stanno andando? Qual è la prospettiva per il nuovo anno accademico? Ma le iscrizioni stanno andando bene, bisogna tener conto che 3 corsi su 4 da noi sono a numero chiuso e questo chiaramente da una parte limita il numero di iscrizioni ma dall'altra ci garantisce, nel senso che le richieste superano qualche volta anche di gran lunga quelle che sono offerte. Nel caso poi di scienze infermieristiche bisogna dire che è una facoltà che continua a sfornare occupati, c'è un gran bisogno nel settore e chi esce da quel corso trova lavoro, spesso vengono anche persone già laureate a prendersi la seconda laurea per trovare sbocchi lavorativi in un momento generale così difficile. Mentre la sorpresa, chiamiamola storica da sempre, è quella di lingue orientali, che avendo scelto in tempi non sospetti il cinese e l'arabo, quindi due linguaggi certamente, due culture di grande interesse per l'economia, ogni anno aumenta il livello di richieste, quest'anno siamo a 20 iscrizioni in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una quantità di studenti diciamo, che era complessivamente insperata fin dall'inizio. Peso lo studio nel suo complesso, pur avendo perso ingegneria, che insomma, rappresentava circa 300 studenti dentro Pesaro Studi, si attesterà il prossimo anno su 900 studenti, comunque una bella presenza per la città, perché poi la presenza dell'università significa anche un indotto economico interessante da chi affitta alloggio, circa la metà di uno da fuori per la ristorazione, i servizi, insomma è anche una presenza che si sente nel tessuto economico, oltre al valore culturale di queste attività e diciamo anche l'interesse per fare cose particolari come nel caso dell'arabo e del cinese, che colpiscono anche l'immaginazione, ci danno la possibilità con master incontri di arricchire l'offerta universitaria, non solo i corsi ordinari ma anche attività, quest'anno per esempio c'è questa grossa iniziativa sulla traduzione, diciamo attività collaterali che comunque danno vivacità culturale all'università stessa.